Salve a tutti e ben ritrovati ancora una volta dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Rebirth e oggi ovviamente altro giro, altra corsa, quindi nuovo personaggio, nuova build. In questo caso, dopo aver visto i personaggi, diciamo, più utilizzati dal sottoscritto, oggi iniziamo a parlare anche di quei personaggi che non sono così tanto utilizzati, ma che ovviamente hanno un'importanza, strategica anche in base a come vanno utilizzati. Il personaggio di oggi in questione è Aeris, un personaggio che ho sfruttato veramente tanto all'inizio del gioco e che ho veramente utilizzato praticamente per tutto il gioco, tranne alla fine, dove ovviamente per ovvi motivi ho preferito sostituire Aeris a Barret, perché appunto Barret l'ho utilizzato poi come tank, l'ho utilizzato come supporto, mentre invece Aeris l'ho sempre utilizzata come un supporto, però allo stesso tempo anche offensivo, dato che Aeris comunque è un personaggio con un altissimo potenziale magico e che può sicuramente farvi comodo per fare danni magici in modo costante e in modo continuo. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un personaggio che purtroppo ha pochi HP, è molto debole dal punto di vista, diciamo, della salute, perché spingo molto su quelli che sono gli MP. Infatti, come potete notare, ha ben 128 MP, che non sono pochi, ma non sono neanche tantissimi. Ecco perché con lei sarà importantissima lo sfruttamento del cerchio magico, e la possibilità comunque di essere non targettabile, non facilmente targettabile, in questo caso. Quindi giocarla magari con un Barret, che può effettivamente attirare su di sé l'attenzione degli avversari, potrebbe essere molto 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 comodo. Aeris è un personaggio che comunque si può utilizzare come personaggio principale, ovviamente con le giuste precauzioni, perché la mobilità di Aeris non è eccezionale, e poi è un personaggio anche abbastanza statico all'interno del combattimento, perché come detto prima sfrutta il più delle volte i cerchi magici che lei crea e quindi di conseguenza si ritrova a rimanere sempre ferma nello stesso punto. Quindi non è un personaggio così mobile come può essere Cloud, come può essere Yuffie o anche la stessa Tifa, che sono personaggi che possono muoversi in tutta l'area di combattimento e cercare di sfruttare al meglio le proprie posizioni. Aeris purtroppo ha questo piccolo difetto che è sì molto forte dal punto di vista magico, però è abbastanza ceppo, come uso io il termine, è abbastanza ceppo, quindi rimane ferma sullo stesso punto ed è molto forte perché fa tanti danni, però estremamente fragile, quindi bisogna fare sempre molta attenzione. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti di Aeris, io sto utilizzando l'asta prismatica al momento perché devo apprendere la tecnica del verdetto raggiante, ma al tempo stesso, diciamo, mi manca poco all'apprendimento del Gambatten, che comunque è una tecnica totalmente diversa, quindi molto più semplice da imparare, quindi preferisco spostarmi sull'asta prismatica che ha, tra l'altro, una delle abilità che sfruttavo di più anche in remake, ovvero il verdetto raggiante, che consente comunque di incrementare il bonus estremo del nostro avversario, e tra l'altro fa anche molti danni. Quindi è comunque una tecnica che mi piace tanto. Mi piace veramente veramente tanto e l'ho sfruttata tantissimo tra l'altro nel remake. Quindi è comunque fortissima. E poi è una delle armi con il più alto potenziale magico. Infatti, come notate, addirittura 170 di potenza magica, e credo che non ci sia di meglio. No, infatti diciamo, come magia non c'è di meglio. Quindi l'asta prismatica è sicuramente una delle armi endgame che utilizzerete con la vostra Aeris. Successivamente abbiamo l'Armilla dell'Averno, che è un ottimo equipaggiamento anch'esso, molto simile a praticamente anche diciamo, i bracciali Cetra. L'armilla è ovviamente la tutela dei Cetra, infatti come potete notare è molto simile in generale,
E anche questa dà comunque un ottimo rapporto di difesa fisica magica, ben 32 punti, sia in difesa fisica che in difesa magica. E poi ha praticamente tutti i slot material linkati tranne uno. E questo è molto importante perché io utilizzo un sacco di collegamenti con Eris, che ovviamente la rendono un personaggio molto 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 magico, ovviamente. E come potete notare ho diversi link con diverse materie, quindi ovviamente è giusto sfruttare questi collegamenti. E poi ho l'orecchino rianimante, che in realtà potrei anche cambiare, perché la magia rianimante in realtà ce l'ho, solo che l'orecchino rianimante in teoria mi serve per avere ovviamente la magia di rianimazione, solo che in questo caso, non avendola nel setup delle materie, posso comunque sfruttare. Gli orecchini con queste tecniche non sono male. All'interno del gioco non sono male, perché può capitare che per un motivo o per un altro non si utilizzino o non si possano utilizzare determinate materie. Mentre invece grazie a questi orecchini si possono comunque evitare di sprecare, ovviamente tra virgolette, slot materie e di conseguenza avere delle tecniche che altrimenti non si avrebbero. È vero che ci sono accessori molto più comodi e ci sono accessori anche molto più forti che possono sfruttare le limit, che possono sfruttare le magie, che possono sfruttare qualsiasi cosa ovviamente voi abbiate in mente, però diciamo sfruttare anche le tecniche che non si utilizzano così facilmente non è una brutta soluzione. Quindi come sempre l'accessorio è di libera interpretazione, non vi dirò ovviamente quale accessorio utilizzare, ma utilizzate quello con cui vi troverete sicuramente più a vostro agio. Per quanto riguarda le materie invece, come vi ho detto prima, sfrutto diversi link. Sfrutto diversi link perché? Perché essendo Eris un personaggio abbastanza statico e che comunque fa danni magici da ferma, fondamentalmente, ho messo praticamente tutti link estensivi con le magie. Ora, è vero che i link estensivi riducono l'efficacia della magia, però è anche vero che se siete circondati da più nemici e sono tutti deboli allo stesso elemento, è più facile mandarli tutti in tensione, stremarli tutti in una volta e poi tramite ovviamente attacchi AOE, magia AOE, poterli shottare in modo estremamente rapido e veloce. Quindi è comunque, diciamo, poi si può anche togliere effettivamente la possibilità di fare magie AOE. E ovviamente, ripeto, le magie AOE vi servono solo ed esclusivamente per magari mandare in tensione o stremare più nemici nello stesso momento. Poi ovviamente è consigliabile magari utilizzare la magia singola se ovviamente state anche affrontando un nemico singolo. Quindi ho un'estensiva glaciale messa subito, un'estensiva ardente, proprio per permettere di avere ghiaccio e fuoco, che vi ricordo essere le debolezze maggiori fondamentalmente degli avversari che troveremo in giro. Quindi avere la possibilità di sfruttare materia ardente e ovviamente materia glaciale è comunque un ottimo metodo per sfruttare le debolezze dei nostri avversari. E poi abbiamo un'automatizzante energetica che serve solo ed esclusivamente per quando Eris non viene utilizzata, diciamo, come personaggio principale, quindi magari si switcha per un motivo o per un altro e quindi Eris può curare nell'eventualità non sia il personaggio principale. Doppia arcana per aumentare il numero di MP massimi, dove effettivamente, come potete leggere, l'effetto cumulativo massimo è del 30% in più. Quindi il fatto che io già comunque abbia 20% e 20% è un po' uno spreco. Quindi se nell'eventualità, ora effettivamente ora lo faccio insieme a voi, abbiamo un'altra materia arcana, magari, ecco qua, 10%, abbiamo 20 e 10, almeno siamo a 30%, non sprechiamo nulla e nel frattempo facciamo alzare questa materia. Poi materia curativa, che in questo caso serve solo per le alterazioni di status, quindi non confondetela con quella energetica. Quindi energetica serve per darvi vita, curativa serve invece per la rimozione degli status. Rimozione degli status che sfrutto tantissimo
con Eris. È vero che si può in un modo o nell'altro rendere i personaggi immuni, come ad esempio Cloud con il fiocco è immune a tutte le alterazioni di stato, però se ovviamente non si vuole utilizzare un oggetto come il fiocco, perché ce ne sono di oggetti molto molto interessanti, si può comunque permettere ad Aeris di curare poi successivamente tutte le alterazioni di status. Materia vitale, che ovviamente anche in questo caso abbiamo 20%, sempre effetto massimo 30%, ve lo ricordo, però se dovete comunque far crescere le vostre materie, è sempre un buon auspicio, cioè è sempre una buona cosa permettervi di avere più materie, magari anche se andate a sprecare tra virgolette, ma giusto per prendere esperienza, quindi non preoccupatevi. E poi abbiamo la combo meteoritica con accelerante, dove appunto la materia meteoritica, essendo molto lenta per essere castata diciamo all'interno della battaglia, ho messo l'accelerante in modo tale da poterla praticamente castare subito e fare tantissimi danni tramite meteo, cioè tramite comete e cometea. Veramente tanta roba questa magia, molto molto forte, occupa una grossa zona del campo di battaglia, quindi anche se ci sono più nemici sarà possibile effettuare tanti danni, e poi tramite appunto l'accelerante avete praticamente la preparazione dimezzata già di base, mentre invece addirittura a livello 5 addirittura preparazione magica del 100%, quindi vuol dire che appena voi castate proprio i meteoriti iniziano a piovere come Smallville praticamente nello stesso modo. E poi rianimante, come vi ho detto prima, avevo messo l'accessorio, quindi l'orecchino rianimante, proprio perché qui avevo messo un'altra materia, solo che rifacendo un calcolo, riguardando un pochettino diciamo tutta la mia situazione in generale, ho preferito mettere la materia rianimante come appunto materia e utilizzare e sfruttare magari un altro tipo di accessorio. Quindi, come vi ho detto prima, sentitevi liberi di utilizzare qualsiasi accessorio, ovviamente vi sta più a genio, perché non c'è un accessorio buono in generale, ma esiste l'accessorio buono anche in base alla situazione che dovete affrontare. Detto questo, andiamo a vedere un po' la configurazione tattica di Eris, che tra l'altro credo di non averla modificata, anzi no, forse sì, in realtà sì, dove ho praticamente il cerchio benedetto, che ovviamente mi serve per creare appunto la mia postazione in questo caso di magie, proprio perché all'interno del cerchio benedetto ogni magia offensiva viene lanciata praticamente due volte anziché una volta sola, quindi veramente comodo. La cronofania, che in realtà è buona, perché in realtà è buona, però si potrebbe anche evitare, dove praticamente c'è un perimetro che blocca gli attacchi e infligge danni ai nemici al suo interno e causa anche slow in alcune occasioni. Quindi in realtà sì, potrebbe essere buona come misura difensiva, però non lo so, si potrebbe forse trovare qualcos'altro. Il cerchio luminoso, che è molto molto buono insieme al cerchio benedetto, dove anche in questa zona creiamo praticamente una sorta di creiamo proprio attorno a noi una zona in cui non si subiscono danni mentre si preparano le magie. Quindi col fatto che Eris continuerà ad utilizzare spesso e volentieri magie, lei col fatto che utilizzerà magie non subirà danni e quindi ci proteggiamo da questo punto di vista. E poi preghiera, ecco che in realtà la devo togliere, perché preghiera lei non ce l'ha più, ma ce l'ha Barret, dobbiamo mettere il verdetto raggiante. Adesso ci siamo, dove praticamente il verdetto raggiante, come detto prima, è quell'attacco che mi consente di effettuare un raggio in linea retta e fare tanti danni, aumentare lo stremo del mio avversario e permettermi quindi di rendere Eris ancora più offensiva. Quindi diciamo che in questo caso abbiamo Eris proprio strutturata per fare danni magici e abbiamo una Eris strutturata anche per subire meno danni durante appunto gli utilizzi delle sue magie. Per quanto riguarda invece le prerogative dell'asta prismatica di Eris, che secondo me rimane, ripeto, l'arma migliore da utilizzare, in questo caso abbiamo lo sbarramento magico prolungato, quindi prolungamento dello sbarramento magico, che vuol dire più danni, più incremento
dello status di stremo, diciamo, del nostro avversario, le percentuali, anzi, in questo caso, di stremo del nostro, diciamo, del nostro avversario, e quindi sfruttare il più possibile questo attacco. Cerchio magico prolungato, quindi avere la possibilità anche di prolungare il cerchio magico, PV massimi più 200, che ovviamente non fanno mai male, e perizia telemagica. La perizia telemagica penso che sia una delle prerogative più importanti, forse un must have da avere all'interno delle, diciamo, delle perizie, perché consente di ridurre di 2 secondi addirittura l'utilizzo, cioè l'attesa dell'utilizzo di telecerchio magico, che praticamente serve per, diciamo, far scappare Eris qualora venga targettata, far allontanare il nostro avversario, fum, e riteletrasportarsi all'interno del cerchio magico, che mi permetterà comunque di rifare nuovamente danno. Quindi molto comoda come strategia, molto comoda come tecnica, che sicuramente Eris sfrutta al 100%. Non credo che effettivamente ci sia altro da dire. Quindi facciamo un team al volo e, come sempre, vi porto con me a combattere un nemico, proprio per farvi vedere come Eris riesce a sfruttare la sua potenza magica. Okay.
任せて。